Chi beve l'acqua che io gli darò non avrà sete in eterno, dice il Signore. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, dice il Signore. Aspergerò con acqua pura e sarete purificati, dice il Signore. Colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita, dice il Signore.
Santo. Amen. La misericordia che Gesù, l'Altissimo e Onnipotente, ci concede per intercessione di Maria, sua Madre, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ascoltiamo il messaggio che in questo luogo la Beata Vergine Maria ha affidato a Giannetta. L'Altissimo Onnipotente, mio figlio, intendeva annientare questa terra a causa dell'iniquità degli uomini, perché essi fanno ciò che è male ogni giorno di più e cadono di peccato in peccato. Ma io per 7 anni ho implorato dal mio figlio misericordia per le loro colpe. Perciò voglio che tu dica a tutti e a ciascuno che digiunino a pane ed acqua ogni venerdì in onore del mio figlio e che, per devozione a me, festeggino ogni sabato dopo il vespro. Quella metà giornata devono dedicarla a me per riconoscenza per i molti e grandi favori ottenuti dal figlio mio per la mia intercessione. Fratelli e sorelle, in questo luogo dove la Vergine Maria ha affidato a Giannetta il messaggio che abbiamo ascoltato, ci è dato di sperimentare ancora una volta la misericordia di Dio, che ha riconciliato gli uomini a sé nella Pasqua di Cristo. I santi misteri che ora celebriamo ci arricchiscano dell'amore perfetto e la benedizione apostolica alla quale è annessa l'indulgenza plenaria che impartirò al termine di questa Eucaristia ci spinga a fare della nostra vita un serio impegno di conversione al Vangelo. Per questo chiediamogli di accogliere l'atto penitenziale che stiamo per compiere. Signore, che riveli la misericordia del Padre di generazione in generazione, Kyrie eleison. Cristo, forza e braccio potente del Padre, che disperdi i superbi e innalzi gli umili, Christe eleison. Signore, misericordia del Padre, che adempi le promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Per le preghiere e i meriti della Beata sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi, Dio onnipotente e misericordioso vi conceda tempo per una vera e fruttuosa penitenza, un cuore sempre umile e la conversione della vita, la perseveranza nelle buone opere e, rimessi tutti i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Ora un mazzo di fiori viene posto davanti all'immagine dell'apparizione. La Vergine Maria, per noi implori ancora misericordia dal suo Figlio Gesù,
perché dove c'è incredulità fiorisca la fede, dove c'è disperazione fiorisca la speranza, dove c'è egoismo fiorisca la carità. Preghiamo. O Dio, che in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, hai aperto le fonti della salvezza, per intercessione di Maria, Madre e Regina, concedi a tutti noi di attingere alla pienezza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora il Vescovo e i sacerdoti si avviano in processione verso la Basilica. Uscendo dal fonte, si segnano con l'acqua in ricordo del battesimo. Andiamo in pace incontro al Signore. Thank you.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. Padre, che hai scelto Maria per accogliere il tuo figlio venuto ad abitare in mezzo a noi, concedi al tuo popolo di crescere nell'unità, perché si manifesti al mondo come santuario vivo dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Rallegrati Maria, il Signore è con te. Rallegrati Maria, il Signore è con te.
hai ricondotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati. Rallegrati Maria, il Signore è con te. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Rallegrati, Maria, il Signore è con te. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. Rallegrati, Maria, il Signore è con te. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Rallegrati, Maria, il Signore è con te. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. Santa Madre di Dio, Maria sempre Vergine, Tempio del Signore, Santuario dello Spirito, beata perché hai creduto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Mi sembra che quella pagina degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato trovi quasi una sua attuazione, una sua espressione qui adesso. Anche noi siamo raccolti in preghiera con Maria e desideriamo che lo Spirito Santo continui a operare nella Chiesa in questi momenti in cui sentiamo un particolare bisogno di sapienza, di chiaroveggenza, di coraggio, di forza umile ma decisa nel testimoniare il Signore Gesù. È anche bello pensare che in questi giorni i vescovi italiani sono riuniti in assemblea e in qualche maniera costituiscono anche loro un cenacolo, desiderosi, con la grazia e con l'aiuto dello Spirito, di trovare quelle indicazioni di vita per la Chiesa italiana, il Sinodo, soprattutto, che il Papa desidera
così fortemente venga messo in atto anche nella Chiesa di Italia. Ecco, ci sentiamo così, dentro il cenacolo con Maria e guardando questa piccolissima comunità in attesa dello Spirito, mi vengono in mente soprattutto due pensieri che vorrei confidare anche a voi. Il primo pensiero è che questa piccola comunità, i dodici apostoli, i familiari, i parenti di Gesù, Maria, le donne che l'hanno accompagnato durante la vita terrena e anche sul Calvario, ecco, questa piccola comunità è una comunità che non può dimenticare il suo passato. È una comunità ferita, debole. Giuda ha lasciato un posto vuoto. Pietro ha rinnegato il Maestro. Tutti si sono allontanati nel momento in cui Gesù consumava il suo sacrificio. Ecco, questa consapevolezza di questa piccola comunità la rende umile e forse la dispone nel modo più vero ad accogliere il dono dello Spirito e mette in atto quella premessa necessaria per essere testimoni di Lui. Io penso che per tanti versi è l'atteggiamento che abbiamo anche noi, che dobbiamo avere anche noi, cristiani di oggi, Chiesa di oggi. Una Chiesa che ritrova i passi umili della sua sequela, però vera, da vicino al Signore Gesù. Certi aspetti trionfalistici per fortuna sono passati e comunque non ci inquietano più ora. L'umiltà che chiediamo a tutti i membri di questa comunità raccolta in attesa dello Spirito Santo, in modo particolare a Maria, è l'umiltà che ci rende disponibili ad affrontare il domani, il futuro. Perché questa comunità riunita nel Cenacolo è una comunità che ha davanti un futuro di cui non sa però individuare delle linee, dei percorsi, dei cammini. Anzi, in alcuni di loro sembra che riviva ancora la nostalgia del passato. Chiedono a Gesù: ma quando ricostituirà il regno di Israele? E la risposta di Gesù è: ma non pensate a queste cose, lasciate che si interessi il Padre di queste cose. Voi ricevete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Questo è l'essenziale. Non so se anche noi viviamo un po' la nostalgia e forse la tentazione di ricostituire in fretta la normalità di prima. Si fa un così gran parlare del dopo Covid che non sarà più come prima, ma però sotto sotto mi pare di sentire anche tante voci che desiderano il tempo in cui quello che si faceva prima si possa fare anche adesso, ma non tanto per aprire le palestre o i ristoranti o tante altre cose. Noi pensiamo alla Chiesa, alla nostra realtà di Chiesa. Il Papa continua a dire che non è possibile ritornare alla normalità di prima. E però poi con quella sua arguzia dice anche: ma quella di prima era normale? Perché la normalità di prima non c'era. Da quanti anni ci
ci si lamenta che dopo la cresima è un fuggi-fuggi. Una delle ultime inchieste sui giovani parla senza peli sulla lingua che è la prima generazione incredula. Ma al di là di questo fatto che ci sta sotto gli occhi oramai da qualche decennio, pensiamo alla caduta in verticale dei matrimoni, ma non solo di quelli che si celebrano sacramentalmente in chiesa, ma anche di quelli che si celebrano in comune. Va prendendo sempre più piedi lo stile della convivenza. Allora, ritornare alla normalità del passato, rimpiangere che cosa? Ecco, io credo che come gli apostoli, la comunità nel Cenacolo, ci troviamo ad avere davanti un futuro che è da delineare, che non aspira più a rimettere in gioco le cose che non sono più attuali. La cosa che è attuale fondamentalmente è quella che Gesù chiede ai Suoi apostoli prima di andare in cielo: siate testimoni di me. Le forme, le modalità istituzionali possono essere variabili, ma quello che conta è che il cuore sia il cuore di persone che vogliono dare testimonianza. A me sembra, forse con un po' di spregiudicatezza, che nei decenni passati quello che ci stava più a cuore era che si ricevessero i sacramenti, si contavano quelli che facevano la comunione pasquale, si cercava di fare di tutto per arrivare alla cresima, ma mi chiedo, con umiltà ma anche con inquietudine, siamo riusciti come Chiesa, a mettere in evidenza che la cosa fondamentale è credere nel Signore Gesù? Perché a volte anche la celebrazione dei sacramenti non dava segno di essere una ricerca nella fede del Signore Gesù ed una volontà di seguire Lui. Ma senza la fede non si comprendono i sacramenti. Ecco, allora mi sembra che raccolti anche noi nel Cenacolo con Maria abbiamo bisogno di chiedere l'umiltà senza la quale non c'è il coraggio di un vero rinnovamento e abbiamo bisogno di chiedere proprio la forza dello Spirito per centrare la nostra vita personale, la nostra modalità pastorale su quello che è l'essenziale, riconoscere che il nostro Dio è quel Dio che ha rivelato Gesù Cristo e l'ha rivelato facendosi uomo nell'umiliazione e l'ha rivelato morendo sulla croce e l'ha rivelato risorgendo, aprendo l'orizzonte per la vita eterna e aiutandoci ad uscire dal guscio che ci rinchiude a valutare le cose solo nella misura e nella metratura del temporale. Mi sembra bello chiedere al Signore questa grazia per noi, per tutta la Chiesa. Secondo pensiero è che questa comunità, che è
raccolta del cenacolo, deve prendere però una decisione subito. Possiamo sostituire Giuda? Chi prenderà il posto lasciato vuoto da Giuda? Ed allora Pietro dà delle indicazioni, che sia uno che possa testimoniare, che abbia conosciuto Gesù, che sia testimone perché è stato con noi fin dall'inizio e che soprattutto sia testimone della sua risurrezione. E così elessero Mattia. Come non pensare in questo particolare della vita della prima comunità un qualcosa che dice in nocciolo la realtà del sinodo? Si continua a parlare di sinodo, si stanno facendo in tante diocesi. I vescovi italiani stanno pensando come attuare il sinodo per l'Italia. Il Papa ci ha detto qualche giorno fa che il prossimo sinodo dei vescovi universale avrà però una sua scansione preceduta nelle singole diocesi. Sinodo. A me sembra bello prendere dall'esperienza di questa comunità un'indicazione, che è quella di avere delle linee, non si va nel caos, delle linee. Pietro dà delle indicazioni per chi si deve scegliere. Ma poi c'è la libera espressione. Il Papa ci dice che nel sinodo quello che è essenziale è l'ascolto reciproco. Naturalmente un ascolto che non è fatto solo con le orecchie, ma che è fatto con l'attenzione, con il cuore di capire l'altro. Capire non vuol dire condividerlo, anzi, se capisco bene, sono anche in grado di discernere ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Il sinodo certamente mette in atto e metterà in atto questa visione così generale e così strutturata tante opinioni, tanti pensieri, tanti si diranno tante cose. Ecco, io prego il Signore perché l'ascolto sia un ascolto animato dal senso della fede, da un vero incontro con la parola di Dio. Perché il rischio più grande è che dentro il nostro contesto culturale, così segnato dall'individualismo, anche le opinioni diverse, i pensieri diversi, vengano assolutizzati o vengano estremizzati o vengano esclusi per partito preso. Questa è la morte del sinodo. E allora, alla fin fine, quello che vogliamo mettere nelle mani di Maria questa mattina per noi e per tutta quanta la Chiesa è la disponibilità a mettere al centro il nostro desiderio, il nostro impegno, la volontà quotidiana di vivere meglio che possiamo sulle orme del Vangelo. E di renderci capaci di ascoltarci, di abbandonare le critiche superficiali, i giudizi che spesso sono pregiudizi, perché ci sia davvero
almeno nell'intenzione, almeno nello sforzo, il cammino di una comunione, di una ricerca di comunione. Abbiamo visto in questi tempi quante forme di servizio, quante forme di volontariato, che sono tutto sommato una attenzione agli altri. Ecco, che questa attenzione ci sia anche per le idee, per il dialogo franco, sincero, aperto, rispettoso, e che alla fin fine la comunione prevalga su di tutto, come il valore principale. Perché, come abbiamo detto nella orazione, nella colletta, questa Chiesa, che è il Tempio vivente di Dio nel tempo, possa fermentare tutta quanta la società, che proprio perché ha radici fraterne non può essa stessa fare a meno della comunione. Credo, Signore, amen. Credo, Signore, amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Credo, Signore. Amen. Fratelli e sorelle, pellegrini in questo santuario, rivolgiamo al Padre che ricolma di beni gli affamati la nostra supplica per la Chiesa e per l'umanità. Preghi con noi la Madre di Dio, che ha cantato la grandezza di colui che abbatte i superbi e innalza gli umili. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, il dono dello Spirito Santo illumini ogni giorno il loro ministero e rinnovi il loro slancio nel servire gli uomini e nel pregare per tutti. Noi ti preghiamo, ascoltaci, per i conflitti e le guerre di questi giorni. L'intercessione di Maria
faccia crescere la disponibilità al dialogo e la ricerca di una tregua e di una giusta pace. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i sofferenti, possono trovare chi comprende e sostiene il loro dolore e non perdano la speranza nel Signore crocifisso e risorto. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i pellegrini che giungono in santuario, trovino in Maria un appoggio per la fede, la confidenza nella preghiera, la speranza nel tempo della prova. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per chi vuol bene a questo santuario e per chi lo sostiene, la Vergine Maria benedica l'impegno, ricompensi la generosità e moltiplichi il bene. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Ascolta in noi, o Padre, la voce del tuo Figlio, e poiché lo hai dato a noi per mezzo della Vergine Madre, esaudisci i tuoi figli che, cantando con Maria la tua grandezza, attendono la misericordia che tu hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni che ti presentiamo per questo sacrificio di riconciliazione e di pace, e rendici aperti come la Vergine Maria all'azione dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Quando il Cristo tuo Figlio si è fatto carne per noi, la Vergine Maria è divenuta tempio dello Spirito Santo e figura della gloria ultima, destinata a coloro che custodiscono la tua parola. In lei, sposa e madre, contempliamo il mistero della Chiesa, tua dimora tra gli uomini, popolo pellegrinante verso la gioia piena nel santuario del cielo. Per questo segno del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, magnifichiamo la tua misericordia, cantando l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il Vescovo Presidente Dante, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
ringraziamo, o Padre, perché nella festa di Maria ci hai chiamati a partecipare alla mensa del risorto. Fa che la tua Chiesa, dissetata questa fonte d'acqua viva, sia fiume di pace nel deserto del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Maria del Fonte, apriamo a te il nostro cuore per consegnarti ogni nostra preghiera. Il vagito di un bimbo, la gioia della madre, timori e speranze di ogni famiglia, affidiamo a te, Madre di Gesù. Santa Maria del Fonte, la sete di giustizia, gli sforzi per la pace, le inquietudini del mondo invocano il tuo sguardo, Madre di misericordia. Nei deserti del dolore fa che germogli la parola fatta carne. È la Chiesa che ti invoca, con i poveri e i piccoli, amici del Signore. Prendici per mano e portaci da Lui. Santa Maria del Fonte, fonte della grazia, grembo della vita, vinci ogni paura, ridesta in noi l'amore e seguiremo docili lo Spirito di Dio. Sappiamo che ci ascolti e suggerisci al Padre di stupirci ancora con la sua carità. Amen. Santa Maria del Fonte, il benvenuto questa mattina ce l'ha dato la Madonna con la sua presenza e ce l'ha dato anche il Signore accettandoci e accogliendoci nell'Eucaristia che abbiamo appena celebrato. Il mio compito è quello di ringraziarvi per questa presenza, perché la preghiera insieme ci ha sostenuto, il credere insieme alla nostra possibilità di riscatto continuo tutte le volte che veniamo qui al santuario, dice anche la buona volontà di ripresa. Vorrei che ringraziassimo, va bene, d'accordo, Sua Eccellenza, tutti noi, le autorità che non nomino singolarmente ma saluteremo personalmente, ma vorrei che prendessimo un impegno, quello di chiedere alla Madonna che ci dia qualche grammo in più di gioia, la gioia cristiana, fondata e motivata. Ne abbiamo fortemente bisogno, credo che questo sia anche l'intenzione per cui tutti preghiamo per tutti. Anche il nostro Vescovo, Antonio, collegandoci con noi qualche momento prima dell'Eucaristia, ha detto di salutare, ha assicurato la sua presenza come preghiera e come comunione, abbiamo recitato la sua supplica, preghiamo per tutta la nostra Chiesa, perché la patrona della Dio sorregga la nostra speranza. Fratelli e sorelle,
il Reverendissimo Padre in Cristo, Monsignor Dante Lafranconi, in nome del Romano Pontefice, a tutti coloro che sono qui presenti e quanti in devoto ascolto tramite i mezzi della comunicazione sono veramente pentiti, si sono accostati al sacramento della penitenza e hanno ricevuto la comunione eucaristica, concede l'indulgenza plenaria. Pregate Dio per il Santo Padre, Papa Francesco, per il nostro Vescovo Antonio, il Vescovo Dante e per tutta la Chiesa nostra, e abbiate cura con una vita santa di camminare. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et salute tus quae in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit in saeculum et terra. Per intercessionem Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Benediamo.